là, penso, no? Sì, esatto. Esatto. Bene. Perfetto. Perfetto. Ok. Quando volete, eh? È impegnativo comunque. No, non ce la faccio. Passa un'altra, che non ce la faccio. No, non ce la faccio, aspettate. Devo ringraziare mia mamma. Stop. Parlo più, eh. Puoi dare già il fazzoletto? No, ci provo, dai. Un po' più qua. Qui? No, un po' più qua. Ah, di qua. Poi quando piangi vuoi prendere la lacrima. No, se mi dici così non piango, tanto. Onore. Partito. Partito. Team parlanti, ultimo giorno, van. Azione. Fuori da qui mi aspetto il sottosella con la cuffietta con scritto campus, perché oramai l'avete promesso. Ma sì, l'avete detto anche a me. Camera qua, bella, pronta. Allora, carissimi familiari di questi ragazzi, ve li abbiamo portati via dalle scatole, perché non si può dire altro, perché siamo in un programma educational, per una settimana. Gli abbiamo tolto il telefono. Gli abbiamo dato da mangiare, gli abbiamo vestiti, gli abbiamo dato un cap, gli abbiamo dato delle staffe, degli integratori, degli stivali, dei pantaloni, delle magliette, delle felpe. Adesso che tornano a casa, io direi che so solo cazzi vostri, perché cioè non possiamo adesso. Non è che lei dice che siamo in una grande famiglia e loro stanno sul nostro 740, sono sempre figli vostri. Quindi da adesso in poi ci pensate voi. E vi diremo già, questo è un messaggio chiaro, che tutte quante le trasferte che vorranno fare con il gruppo Campus saranno a vostre spese. Quindi da noi abbiamo finito qui. Tutto il resto è noia. No, tutto il resto è vostro. Quindi abbiamo iniziato questo tour, abbiamo iniziato questa avventura. E anzi, vi chiedo un aiuto appunto per farci portare i vostri ragazzi in alcune occasioni che abbiamo già pensato per loro. Grazie comunque a tutti i familiari per averci dato la fiducia, di averci mandato questi bellissimi ragazzi e questi bellissimi diamanti grezzi. Direi che va bene. Ok? Siamo lusti. Allora, io probabilmente quando uscirò da qui e avrò la possibilità di far vedere tutte quante le cosine che mi avete dato. E non vedi l'ora? E non vedo l'ora. E farò vedere a tutti quanti le cose che io ho e loro no. E gli dirò. Perché che tu io sei là? Io sono la. No, io insieme a tutti qua, io sono una delle stelle di questo programma. E quelli che verranno dopo? E quelli che verranno dopo, mi dispiace, è andata ormai. A posto. Beh, io Max lo sa, ero scettico, puoi confermare, molto scettico, però tornassi indietro
ma mi stava venendo male. Sarei ancora scettico. No, sì, probabilmente. Sarei più scettico di prima. Sarei ancora scettico, ma mi sarei perso un'esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista. Quindi non posso che dirvi grazie. E sul fatto che mi sarà utile dopo, sia dal punto di vista tecnico che relazionale, non ho alcun dubbio al riguardo. Quindi grazie anche a tutti voi che... Quindi di che non ruberai più i box in concorso, no, per favore. No, li ruberò, quelli lo puoi dire, per favore, me lo quello poi... non l'abbiamo fatto però la lezione su... Non fa niente, tu dillo che poi si capisce, tanto sanno... Non ruberò più i box in concorso. Daniela, sa, prova? Può dire la parolaccia a Caterina? No. No. Dai. Sì. Va bene, nulla dice. No, che io uscita da qui, anche se farò una figura di merda, la farò con stile. Perché... E questo mi sembra. Questo mi sembra proprio il. Vestita da testa a piedi, insomma. Fammelo vedere. È l'ultima volta che rischi. Fammelo vedere. Max, sei con te, eh? C'hai con me. Allora, per me questa è stata una bellissima esperienza che mi ha dato tanto, non solo a livello tecnico ma anche a livello personale, perché qui è come se avessi trovato una seconda famiglia. Infatti in questa settimana non ho sentito la mancanza di nessuno, cioè di niente al di fuori di qui, perché qui avevo tutto. Quindi auguro a tutte le persone di poter fare questa esperienza, perché secondo me è stata un'esperienza unica che non dimenticherò mai. Niente, che devo dire, questa è stata un'esperienza bellissima che sicuramente rifarei, anzi se non andiamo via oggi continuiamo anche un'altra settimana, va benissimo. E niente, ringrazio tutti quanti, coach e i compagni. Gestapo, fine! Vai! Sempre girando bene, eh? Questa velocità ci vorrebbe un giorno e mezzo, no? Logicamente. La prossima settimana veniamo a mettere il percorso. Torno qua, vedrò nella... Tranquilla, ci abbiamo tempo, vai con calma. Siamo tutti qua che ti aspettiamo. Gira di là. No, fate pure un giretto, tranquillo. Vieni tra noi, va, qua. Sì, sì, vieni qua, ci passa. Gira, vai, vai. Tu vorresti uno zucchero, eh? Tu hai detto questa qui, prima mi ha rotto le scatole, c'hai ragione, e c'hai ragione, andiamo a vedere. Secondo me nella giacca. Non darmi una testata però, eh. Sii buono, perché tanto sono gentile. Ecco, tanto se siete maleducati mi rivolto come una piccola... Sì, sì, questo qua, perché prima non stava fermo. Attenzione che questo è uno stallone. È vero che è uno stallone particolare, ma... Appunto, quello lì è maschio. Ah già, è vero, brava! Addio! Ah! E niente, non so se la tua prenderà lo zuccherino, eh? Cioè, quindi, vediamo se mi ha sopportato. Eh? Ah, no, la faccia è bella. Oh, l'ha preso subito. Quindi è arrabbiata, sì, ma fino a un certo punto. Togli via quella specie di crocodillo lì. Manca lei, no? Crocodillo che vuole solo... Ragazzi, attenzione, le distanze sono momenti di gioco che non vi devono far dimenticare la sicurezza dei cavalli. Vai. Silenzio fuori. Silenzio fuori.
quando ce l'ho, eh. Comunque quando parla la Cursi, adesso non so se voi sentirete questa voce sul montato, ma quando manda la Cursi, ragazzi, la Merkel trema. Giorno 4, Van Max. Possiamo andare. Allora, per Caterina un sorriso contagioso, un... Aspetta che qui non è che capisco bene. Un... No. Anna, cioè leggi tu, io non leggo. Si può leggere o... Ok. Allora... No, non ce la faccio a leggere. No. Ma è che è andato... Sei... Ti prego, leggi. Per Alessandra, un diamante grezzo che vorrei non si... Non so leggere, scusate. Vorrei che non si... Vediamo un po'. Per Max. Ovviamente lo dovrò leggere, no? Che cose difficili mi fate fa qua. Tutti conoscono la tua voce, ma pochi conoscono il tuo grande cuore. Io sono tra questi fortunati e da oggi anche i nostri 10 ragazzi di campus. Mi raccomando, non mi fate cose tipo quella di ieri sera, perché... Per Danilo. Nascondi tutto dietro a una battuta, ma ti ho scoperto. Cuore d'oro, generoso, altruista, leale. Settimane fa, quando abbiamo ricevuto la telefonata di Max e Danilo, non sembrava possibile potessimo partecipare a un'esperienza così unica, visto il difficile periodo che tutti noi stiamo passando. Non avremmo mai immaginato l'ottima riuscita di questo progetto. Eravamo spaventati ma curiosi. Ci sembrava di dover affrontare qualcosa di più grande di noi. Ringraziamo tutti gli sponsor per averci vestito come degli importanti cavalieri e per averci fornito il meglio per noi e per i nostri compagni. Un grazie speciale va proprio a loro, i nostri cavalli, che ci regalano momenti indimenticabili e sono la vera motivazione per continuare a perseguire i nostri obiettivi, nonostante le difficoltà e le sconfitte. La cosa più importante in questo sport è sicuramente il rapporto con il cavallo e il binomio che si costruisce con sacrificio e passione. A questo proposito abbiamo avuto l'onore di essere seguiti da due tecnici di eccellenza, nonché grandi persone di cavalli che hanno condiviso con noi la loro passione e la loro storia. Volevo essere partecipe di questa dimostrazione di affetto verso tutti quelli che hanno partecipato a questa cosa. È stato bello, mi sono sentito parte di questa cosa e quindi volevo raccontarlo un po' per come sono fatto.
In queste giornate ci hanno trasmesso molti spunti su cui lavorare come cavalieri, ma soprattutto anche come persone. A questo proposito ringraziamo Stefano Brecciolori e Laura Conz. Grazie Laura, davvero. Per averci regalato un pezzetto della loro grande conoscenza e competenza. Siamo partiti come 10 sconosciuti e ce ne andiamo come una grande famiglia, con la consapevolezza di aver creato legami nuovi e condividendo la stessa passione. Se potessimo riassumere Campus in quello che ci ha trasmesso, non basterebbero per niente 7 puntate, perché quello che ci ha lasciato, che ha lasciato ad ognuno di noi, va oltre lo sport. Ci ha fatto crescere come persone. In un'era dove la tecnologia ne fa da padrona, abbiamo riscoperto l'importanza dei rapporti e dei valori umani, l'intensità di uno sguardo, la forza e la potenza di un sorriso e il conforto della parola giusta al momento giusto. Possono sembrare piccoli gesti, ma hanno creato una fantastica sinergia tra 10 persone sconosciute, accomunate dalla stessa passione. L'abbiamo preparata io e Caterina, e diciamo che c'è stata un po' una sinergia e le parole sono venute dal cuore. Ci abbiamo messo più a ricopiarla sinceramente che a scriverla, e niente, è stato veramente semplice, perché quello che abbiamo detto l'abbiamo detto con semplicità e ci è venuto spontaneo, senza forzature, senza pensare troppo. Quello che ci veniva di getto lo mettevamo giù ed è venuto liscio, e lo pensiamo, pensiamo di parlare poi a nome di tutti. Domani finisce Campus, ma inizia la costruzione di una grande amicizia, e ora partono i ringraziamenti. Innanzitutto vorremmo ringraziare la FISE e il nostro presidente Marco Di Paola, che è sempre presente e entusiasta verso i nuovi progetti. Ringraziamo Manuel Alghisi per i suoi preziosi consigli, e in particolare io ringrazio per aver tirato fuori le mie emozioni e per aver aggiunto un tassello in più sulla consapevolezza di me stessa. Ringraziamo tutto lo staff di Borgo di Celle per la pazienza nei nostri confronti. Mirella, un ringraziamento speciale lo dedichiamo a te. Manager, presidente, una mamma per noi discreta ma sempre presente, che ha dimostrato di credere nei giovani e investire su di essi. Presidente Bianconi, senza di lei tutto questo non sarebbe potuto succedere. Grazie. Find all the strength.
so I can be everything I know that